Fai questo per vendicarti e ti sbagli, perché nessuno ti ha fatto niente. Ti hanno raccontato male la storia. Mio nonno non ti ha abbandonato, non sapeva niente di te. Umbauer non abbandona mai suo figlio. Non gli fa del male, non lo fa soffrire, mai. Questo me l'ha detto mio papà. Mio nonno era così, lo sai. Nessuno voleva farti niente, Marcos. Neanche tua mamma. Si è solo sbagliata, come te, come Carla. Ma sei ancora in tempo. Non so, io non ti odio. E ti posso perdonare, se tu vuoi. Tu hai bisogno di tanto affetto, come tutti. Forza, lasciami parlare con papà. Fai bene. Siano ferma, no, siano. Devo avvisare Giulia, chissà come starà. Ragazze, non potete scappare così di casa. No, no, non aprire, certo, siano. Non vado ad aprire, che discorsi. Sì, ma... Prendete le vostre valigie e torniamo subito a casa. Scusa, scusa, posso parlare un minuto? No, non puoi. Non le posso vedere così, Giulia. Questo viaggio in Spagna è una grande opportunità. Opportunità per chi? Per tutti noi, per la famiglia. Tu non sei della mia famiglia? Voi due siete piccole. Piccole? Io non posso lasciarvi qui in balia di voi stesse. Senti, se permetti, io non sono No, parente, non ti permetto, però... non puoi. Va bene. E di quale alternativa mi state parlando? Voi siete mie figlie e venite con me, andiamo. Mamma, la scuola, le mie amiche, io sì, non voglio. Sì, il gruppo, i ragazzi, Giulia, per favore. I loro sogni sono molto importanti. La verità è che lo so che non mi devo intromettere, ma pensa una cosa. Hanno ragione, la scuola laggiù non è come la nostra. Ragazze, ora basta, andiamo, no, avanti, no, andiamo. Un momento, puoi venire un minuto nel mio ufficio, per favore? Aspettatemi, no, qua. No, dai, ti prego. Vuoi che ti porti dello zucchero filato, figliolo? Sì, però, prima mi racconti di Eudamon. Lo faccio se tu mi prometti una cosa. Che se io non riesco a trovare Eudamon, ce la farai tu. Me lo prometti? Sì, te lo prometto. Però non era una favola. Vieni, ascolta. Si tratta di una visione. Capito? Qualcosa di potente e forte, come un sogno. Il mio sogno. Però un giorno potrà essere anche tuo, ma solo se lo vorrai. Forza, andiamo, spara, Bauer. Ebbene, ti racconto. Vedi, piccolo mio, quello è tuo padre, l'uomo che ci ha abbandonato. Wow! Wow! Giochi? Ehi, ma che fai? Questo è mio. Tu un bel corno, dammelo. Ti ho detto che è mio. Ehi, oh, ferma, che state facendo? Basta, ferma, che stai facendo qui? Ti odio e odio anche te. Pronto? 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 Che fai? Che fai? Marcos! Dammelo! Pronto? Pronto? Scusami, figliolo, ma non posso. Queste scarpe mi stringono, Rama. I petali in chiesa. Mi verrà l'allergia e comincerò a starnutire. Calma, calma, andrà tutto bene. Sta tranquilla. Non posso. Guarda come mi sta il vestito. Ha dei fiori. E qual è il problema? Che quello di Luce è liscio. Il mio ha dei fiori e quindi sembrerò molto più grassa. Hai capito? No, vedrai che andrà tutto bene. Tu sei una principessa con qualsiasi vestito. Ora a dormire. Va bene. Se no, domani non ti sveglierai. E se mi addormento al matrimonio farò una figuraccia. Sì, appunto. A dormire, dai. Fermo, non dovevi cantarmi qualcosa? Ma domani ho un concerto, devo riguardarmi. E dai, un pochino. Va bene, però dopo a nanna. Ok?
Sì. Bene. Dai, sotto le coperte. Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé, donde no existe el dolor y cabe un río de amor. Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar. Quisiera mostrarte el corazón que buscas. Vení conmigo, quiero invitarte a respirar un aire de libertad. Vivamos esta ilusión toda la vida de ambos. Sé que hay un cuento para compartir donde se escribe una historia feliz. Quisiera mostrarte lo que quiero decir. Vení conmigo. Para vos es mi amor. Si me das un mundo mejor, todos mis sueños te doy, te doy. Para vos. Perdóname, te prego. Y yo escribo en tu corazón la letra de esta canción, nuestra canción. Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé, donde no existe el dolor. Senza di te impazzisco. Y cabe un río de amor. Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar. Quisiera mostrarte el corazón que buscas. Vení conmigo. ¿Posso? Anche se non si fa sul serio. Si me das un mundo mejor, todos mis sueños te doy, te doy. Para vos este amor, y yo escribo en tu corazón la letra de esta canción, nuestra canción. Forza, calmati un po', Giulia. Ora basta. Ma come posso calmarmi con due ragazze così ribelli? La verità è che non voglio che si sentano abbandonate. Le mie figlie, in modi diversi, sanno che significa l'abbandono. E non voglio che soffrano di nuovo per causa mia. Giulia, l'abbandono è un'altra cosa. Te lo dice una che non ha avuto i genitori. Una donna che è circondata di bambini abbandonati. Tu sei psicologa e ne saprai più di me di questi argomenti. Ma posso dirti una cosa? Una madre può stare lontana ed essere molto presente. O può starti accanto ed essere molto assente. L'importante è che le ragazze sappiano che tu ci sei. Che possano contare su di te. E la realtà è che portarle in Spagna sarebbe un modo per abbandonarle. Perché lascerebbero i loro sogni, i loro amici, la scuola, il gruppo. E quindi non partiamo più? No, no, perché è una cosa importante anche per te. Senti, che cosa ti propongo? Vediamo che ne pensi. Sentiamo. Le ragazze possono restare qui, se vuoi, con me e con Nico, che è un vero pezzo di pane. Che te ne pare? Giulia, fallo per loro, per favore. È che... Ehi,
fidanzato con un'altra. Perdona. Non posso. Cosa? Non posso perdonarti. Noi due non staremo mai più insieme. Che ne pensi, Giustina? Ma pensavo che il suo problema è uguale al mio. C'è mancato l'amore. Sarebbe stato tutto differente se avessimo avuto l'amore. Però tu hai amato, Giustina. Hai avuto il tuo Carlos Maria. Hai amato e ami ancora tua figlia. E amo anche lei. Sì, certo. Hai amato. Sì, ma ho amato male. Ed è successo perché nessuno mi ha insegnato il vero amore. L'amore non si impara. Viene da solo, come si impara a camminare. Sì. Però ad alcuni tagliano le gambe. Sarebbe stato molto diverso con l'amore. Tutta la mia vita sarebbe stata più luminosa. Non hai fortuna, cara. Vi lascio qui un po' d'acqua e un po' di cibo. Non ho fame. Però devi mangiare, figliolo. Non mi chiamare figliolo! Tu, mangia. Non ho fame. Come vuoi. Anzi, come volete. Andrà tutto bene, capito? Accidenti. Che succede? Non riesci a dormire? No, non riesco a dormire con te accanto che rimugini e parli a bambera. Per favore, smettila di infastidirmi. Sento il tuo fiato sul mio collo, non pensare! Non posso! Non ci riesco, ho tanti, tanti di quei pensieri in testa e mi sta scoppiando il cuore, signore. Signore, io sento, lo sento, che questa è la nostra ultima notte insieme. No. Signore, lo sento e lo so, lo so. Da stanotte non la vedrò mai più. Questo sarà un eterno, lungo, lungo addio. Per questo mi sento morire, signore. Non fare così, Giustina. A volte noi allentiamo la corda per non farla spezzare. Ma dopo riusciamo sempre a tenderla di nuovo. La corda si è spezzata, signore. Ma quello che mai, mai si potrà spezzare in tutta la mia vita è il sentimento che provo per lei. Io l'amo. Ti amo, Bartolomeo. Monito? Ehi, no. Monito! Matteo? Ma perché? Sei Monito per tutti. Tu sei Angel, ma ti chiamo Cielo. Voglio chiamarlo Monito e lui risponde sì, Monito. Matteo!